Nei video precedenti abbiamo approfondito la storia, la struttura, il significato teologico e le promesse della coroncina alla Divina Misericordia. In questo video chiariamo, dal punto di vista spirituale, come e quando va recitata questa preziosissima preghiera. Vediamo. Gesù ordina a Santa Faustina di recitare continuamente la coroncina che le ha insegnato. La coroncina può essere recitata dunque in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi ora del giorno. Ben altra cosa è l'ora della misericordia, un'altra forma del culto della Divina Misericordia in cui si specifica l'orario delle tre pomeridiane. Ma lo vedremo nei prossimi video. La coroncina può essere recitata in qualsiasi momento della giornata, anzi, più viene recitata e meglio è. Il Signore Gesù disse a Suor Faustina che attraverso questa coroncina si poteva chiedere qualsiasi cosa, ma non disse che ciò si sarebbe esaudito immediatamente e dopo una sola recita. Quando si recita questa preghiera è importante avere nel cuore uno spirito di fiducia in Dio e di misericordia verso il prossimo. Pertanto è bene vivere un atteggiamento di perseveranza e di umiltà. La preghiera della coroncina infatti è l'occasione di escludere dalla nostra vita il nostro egoismo, il nostro orgoglio, la nostra superbia, per vivere la volontà di Dio e imparare ad amare il prossimo come il Signore Gesù stesso ci insegna. La perseveranza dunque della recita della coroncina tutti i giorni e più volte al giorno è la conseguenza dell'essenza del culto della Divina Misericordia, la fiducia in Dio e il desiderio di compiere opere di misericordia verso il prossimo. Tanto più abbiamo un grande desiderio di salvezza delle anime, tanto più abbiamo fede in Dio, tanto più in noi cresce la motivazione di recitare più volte al giorno la coroncina, rimanendo uniti a Dio ogni istante della giornata. L'efficacia e il beneficio della coroncina non dipendono dunque dal momento, dall'ora in cui la reciti, ma con quale atteggiamento spirituale preghi la coroncina. Il rischio poi è quello, recitando la coroncina più volte, si prega in modo frettoloso, meccanico. Qual è il modo migliore per recitare la coroncina? Sarebbe bene conservare un clima interiore di raccoglimento e meditare la passione di Cristo nel nostro cuore. Ci può essere di aiuto quello di chiudere gli occhi mentre recitiamo la coroncina, pensando a Gesù crocifisso. Oppure quando siamo in chiesa, quando siamo in casa, tranquilli, recitare la coroncina ponendo il nostro sguardo su Gesù crocifisso, fissando le sue ferite, le sue sante piaghe. Oltre ad avere un atteggiamento di fiducia in Dio e un desiderio di salvezza e di amore per il nostro prossimo, è necessario avere umiltà. Il desiderio di aderire e compiere la volontà di Dio e recitare la coroncina, sì tante volte, sì con un profondo raccoglimento, meditando la passione di Cristo, ma anche di recitarla in modo corretto, non avere la presunzione di cambiare le parole o aggiungere o togliere le parole che Gesù in persona ha insegnato a Santa Faustina. Ti invito sempre ad iscriverti a questo canale e di diffondere questi video ai tuoi amici e conoscenti. Ci vediamo la prossima puntata. Gesù, confido in te.